Recupero della 25esima giornata al Vallese, dove l'Alba Adriatica cerca i tre punti per sperare ancora nell'aggancio del treno playoff. Molto difficile a causa della distanza seconda-quinta della graduatoria, ma non impossibile. Di fronte c'è il Villa, ultima in classifica e che sta già costruendo le basi per il prossimo anno, rinvigorita però dal pari interno di domenica contro il Giulianova. Con De Amicis squalificato, in panchina va il vice Marini. Dopo tre minuti Torre riceve un lancio lungo di Dolegoschi, ubriaca un paio di avversari con una serie di finte, ma angola troppo il tocco morbido. Risponde il Villa con una conclusione da lontano di Dincecco. Barduagni amministra senza problemi. Al tredicesimo arriva il vantaggio al Benz. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra battuto da Passamonti, il pallone viene respinto nella zona di Branno, che complice una deviazione batte Gian Giacomo per l'1-0. Al ventunesimo raddoppia l'Alba. Sul corner pericoloso di Passamonti, Di Pentima non può evitare il contatto con il pallone e beffa il proprio portiere. Il Villa subisce il colpo ma prova a reagire prima con una punizione da distanza siderale di Capitan Di Pentima che sorvola alla traversa e poi con un tentativo in rovesciata di Gian Pietro che si rivela troppo centrale. Sul finire della prima frazione l'Alba chiude i giochi. De Felice in area sgambetta uno scatenato Branno per il signor Cosmin Filippo Dumea di Sulmona e rigore. Dal dischetto va Pincelli che è freddo e batte Gian Giacomo. Si va a riposo sul 3-0. Ad inizio ripresa, gli ospiti sono pericolosi con uno scambio Dincecco-Rossi, di nuovo Dincecco, che con il destro non trova il bersaglio. Dall'altra parte la punizione di Passamonti lambisce il palo alla sinistra di Gian Giacomo. Altra punizione, altro pericolo, Di Pentima chiama Barduagni agli straordinari. All'undicesimo l'Alba cala il poker, triangolo Igramellà-Passamonti, condito dal tocco delizioso del numero 10, per la testa dell'11 che a porta sguarnita non sbaglia. Al quarto d'ora Igramellà lascia partire un cross dalla sinistra preciso per l'accorrente Branno, che non trova la porta. La partita cala di intensità, da segnalare al 22esimo un altro calcio piazzato battuto da Di Pentima, palla al lato. Al 33esimo arriva il definitivo 5-0, Passamonti penetra in area e viene atterrato. Per Dumea di Sulmone ancora penalty. Dal dischetto si presenta Giuseppe Paravati, rigore perfetto, palla da una parte, portiere dall'altra. Altri tre punti messi in cascina dall'Alba che continua la sua corsa. Altro brutto stop invece per il Villa che resta ultimo a quota 12 punti. Hai detto bene, oggi serviva proprio una vittoria e temevamo francamente questa partita perché la squadra chiaramente avversaria ultimamente aveva avuto degli ottimi risultati, quindi la classifica che occupa attualmente non è proprio la classifica che merita. Quindi siamo stati bravi ad affrontarla subito, determinati, concentrati, sapevamo le difficoltà che ci potevano creare sia il campo che la squadra avversaria, quindi siamo stati bravi, concentrati sin da subito e l'abbiamo messa subito dalla nostra parte, quindi abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0, era molto importante questo tipo di prestazione perché chiaramente con questi tre punti, ancora una partita da recuperare, siamo arrivati a 41, penso che un attimo più di tranquillità per affrontare il finale di campionato.